In questo video avrò assolutamente bisogno di questo cuscino da prendere a pugni, perché veramente l'Epic Games mi ha fatto arrabbiare un sacco. Non capisco cosa sta facendo l'Epic Games. Non capisco. Sarò io stupido, ma non capisco quello che fa l'Epic Games. Perfetto, io sono Octoly, pure Febbre Italiana, e mi sono appena accorto che in fase di registrazione non ho registrato la intro perché sono deficiente, a quanto pare. Quindi, eccomi qua. Il mio cabellino da 50 centesimi non ce l'ho in fase di editing, però. E volevo informarvi anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere tutti gli altri video. Detto ciò, buona visione. Infatti andremo a parlare di quello che è l'aggiornamento 7.3, ma soprattutto delle armi rimosse, e andremo a lamentarci in realtà di Fortnite in generale. Ultima cosa prima di iniziare, attivate la campanella per non perdervi tutti i video futuri. Ragazzi, è molto importante, attivatela, perché già si sa che YouTube non manda le notifiche anche se siete iscritti e anche se attivate la campanella, quindi almeno attivandola è una cosa in più. Fatelo perché è molto importante, se non lo fate non vi lamentate la vostra connessione, è ovvio che farà schifo. Però voglio prima di tutto, prima di iniziare questo video, voglio dire una cosa. Amo Fortnite, amo giocarci, quindi in questo video mi lamenterò di un sacco di cose, ma non rompetemi, io amo Fortnite, quindi non rompetemi la tenchia se mi lamento di certe cose. È ovvio che giocando a un gioco creo delle mie opinioni su questo gioco, creo delle mie idee su come migliorare il gioco, e quindi penso proprio che certe cose in questo gioco vadano proprio un po' cambiate. Tutto iniziato dall'aggiornamento 7.3, 7.30 se vogliamo essere precisi, dove attenzione c'è scritto in magazzino: fucile da precisione bolt action, vampa fucile, fucile pesante, cioè il pompa, quello nuovo. Però è tornata la mitraglietta silenziata. Ah, un'altra cosa che è andata via è la mitraglietta. Insomma, queste sono le quattro armi che sono state rimosse, e devo dire la mia opinione su questo, e appunto dire: Epic Games, che cosa stai facendo? Bolt action. Il bolt action è sempre ed ha sempre stato un cecchino utilizzatissimo su Fortnite. Chiaramente il Barrett è mille volte meglio, però dipende tutto da ciò che uno preferisce. Comunque è un'arma molto forte, viabile, la gente la usava. Non capisco perché rimuoverla, voglio dire. Dopotutto non puoi dire la rimuovo per cambiare un po' le armi nel gioco, perché voglio dire, il cecchino quello fa, quello è, cioè il cecchino è unico, funziona così, fine. Cioè il Barrett è praticamente uguale, fa solo più danno, ci mette più tempo a ricaricarsi ed è più pesante, ma per il resto è uguale. Vampa fucile, cioè il FAMAS, chiamiamolo FAMAS, già avevano rimosso quelli schifosi bianco, verde e blu. Adesso rimuovono anche questo, ma scusa, solo perché non molta gente lo usi non significa che non è forte, perché in squadre quest'arma qua è devastante. È devastante, più a coppie. Ma comunque quest'arma è devastante, cioè fa tanto danno. No, rimossa. Ma allora, dove la metti la varietà di cui parli? Cioè, quest'arma è variatissima, perché voglio dire, funziona diversamente da qualsiasi altra arma nel gioco. Il pompa, quello pesante, questo ci sta che l'abbiano rimosso. Voglio dire, ci sono già 70.000 pompa, e questo qua era un po' inutile, perché era, diciamo, il penultimo più scarso. Il più scarso era il tattico, e quello invece l'hanno lasciato, per carità. E la mitraglietta, ma perché rimuoverla? Cioè, non capisco il senso. Questa mitraglietta qua aveva pochi colpi ma tanto danno. Il P90 aveva pochi danni ma tanti colpi, sparava velocemente. Adesso io mi sono impegnato e ho fatto questa immagine qua, e adesso parliamo delle armi, poi parlerò delle granate e spiegherò varie cose, quindi mi caverò con la videocamera, così non vi pesa il fatto di non vedere le granate. Allora, queste sono le armi che adesso abbiamo in gioco, tutte le armi. Io ho raggruppato nel di sopra quelle utilizzabili e nel di sotto quelle che usi solo se proprio non hai altra roba, che allora vabbè, la prendi. Cioè, contiamo quante armi sono utilizzabili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Queste invece sono le armi che nessuno utilizzerebbe mai nella sua vita, a meno che non è uno che fa il figo e allora dice: ma a me piace la pistolina silenziata, ma a me piace la minigun. La minigun è forte, eh? Semplicemente dico che queste armi normalmente i pro player non le usano. Io parlo di pro player, di gente che gioca seriamente. Avete mai visto un pro player girare con questa arma di questi tempi? Solo se è l'unica arma che ha trovato, così come tutte le altre. Per carità, il cecchino silenziato è forte in squadra, per carità. Per carità, la pistola silenziata è forte, per carità. La minigun è forte, per carità, tutto il resto
cioè, tutti possono dire, ma sta arma se la usi bene è forte, ma qualsiasi arma se la usi bene è forte. Il discorso è che effettivamente però le armi che tutti i pro player utilizzano sono queste e saranno sempre sempre queste, ok? Quindi la varietà, cioè, sarebbe da andare a modificare ste robe qua e andare a togliere di queste armi qua inutili e non togliere il Fama sulla mitraglietta blu, che erano armi utilizzate. Anche il bolt action era utilizzato. Io scommetto, cavolo, che il bolt action è mille volte più utilizzato di questa roba qua. Ma che cos'è? Ma che cos'è sta roba? Cioè, veramente... Non capisco cosa sta facendo la Epic Games. Non capisco. Sarò io stupido, ma non capisco quello che fa la Epic Games. Per non parlare delle granate. Cioè, allora, andiamo a vedere le varie granate in gioco. Andiamo a vedere i vari consumabili in gioco. Questi, cioè, si parte dall'alto verso il basso. Questi sono quelli che si prendono sempre. Cioè, questi qua, se li trovi, li prendi sempre. Li usi, ma comunque li stacchi volentieri. Questi sono quelli che stacchi solo se non hai trovato niente di meglio. Tipo, se non hai trovato scudi, allora chiaramente prendi il medkit. Se non hai trovato i medkit, prendi le bende. E c'è chi preferisce anche prendere il deltaplano. Ognuno le sue scelte. Non dico che sia scarso. Le granate, che comunque sono buone. E poi abbiamo le schifezze. Le schifezze, quelle che non ha senso proprio tenere. Che veramente... Non capisco perché la Epic Games si ostini a immettere armi del genere, armi divertenti, che non fanno divertenti, che non sono divertenti con nessuno, proprio perché nessuno le usa, e se tu provi a usare questa granata qua ti ammazzano, perché cioè, ora che la lanci, che lo prendi, che lo congeli, comunque ti spara mille volte. E avendo 5 slot nell'inventario, questo coso non lo porterò mai. Cioè, io i miei 5 slot sono... AR o AK, dipende quello che trovo, pompa, mitraglietta, cecchino e esplosivi. Fine, addirittura non porto le cure io ultimamente. E loro mi mettono giuste robe che, per carità, saranno anche divertenti, possiamo dire quello che vogliamo. Ma accidenti a loro, secondo me, non è divertente per niente. Madonna, che cavolo è sto coso? Da quando l'hanno aggiunto è stato un casino, perché fa schifo a tutti, dà fastidio, si lancia a bassissima distanza, che a volte quando lo lanci fai più male a te che a loro. La boogie down è anche una buona idea, ma fa schifo alla fine, perché non capisci mai come prendere l'avversario. Per carità, ci sono pro player che la usano da dio e fanno delle kill della madonna, però parliamoci chiaro, in una partita voi prendereste l'RPG oppure questa granata ballerina? Cioè, siamo sinceri, non diciamo, ma le sticky bomb queste qua sono buonissime. Ok, se tu dici che sono buonissime, tu lasceresti giù il pompa o il cecchino per prendere 3 di queste granate? Io no, io sinceramente no. Secondo me le uniche armi che vale la pena tenere nel proprio inventario sono ste robe qua e queste robe qua. Queste qua solo se non abbiamo trovato le robe sopra. Queste armi qua sotto non si vanno a toccare mai, se non è inizio partita, quando è l'unica arma che troviamo, allora per forza la dobbiamo prendere. E la minigun può essere ancora apprezzabile, perché comunque... è buona, però se giochi contro gente seria ti counterano malissimo, ti arriva una cecchinata che te la ricordi. Ma queste robe, cioè, questo è il cespuglio parte 2, però il cespuglio è più tattico, non serve a niente, nessuno sprecherebbe uno slot per sta roba. Poi questa qua è una boogie bomb un po' più scarsa, ma la cosa che non capisco è, siamo a fine gennaio, ormai l'inverno è finito e tu mi metti la bomba d'inverno con la neve, che la neve intanto nella mappa si scioglie. Ma che cavolo stai facendo, Epic Games? Ma che cos'è questa aggiunta? Cioè, perché hai aggiunto sta roba adesso, quando potevi aggiungerla mille anni prima, quando hai aggiunto invece sta schifezza qua? Non aveva più senso invertire le due cose, mi chiedo io. Boh, poi sarò io deficiente magari, eh. Cioè, parliamoci chiaro, queste sono le robe che abbiamo in gioco e solo queste sono forti, solo queste si utilizzano, e queste invece no, e quasi mai, solo se trovi queste non trovi nient'altro. E ragazzi, capitelo che lo scaracca silenziato fa schifo rispetto alla R. Allora, o rendi il gioco divertente e in quel caso togli un po' di OP-ezza queste armi, che sono visibilmente OP, che i pro player prendono solo queste se possono, le riduci di potenza, nerfi tutte le armi e aggiungi più schifezze del genere nel gioco, in modo da rendere il gioco un po' più divertente, un po' più tattico. Ma no, aggiungere armi schifose che non vengono usate,
Perché? Perché non vengono usate queste armi? Non perché sono scarse, perché sono meno forti di queste qua. Quindi, quando uno deve trovarsi a prendere il P90 dorato o la pistolina silenziata, ma chi è che prende la pistolina silenziata? Ma siamo sinceri, chi cavolo prende lo scope da R questo qua? Chi cavolo lo prende? Voglio che mi scriviate il vostro inventario perfetto nei commenti. Cioè, il mio ve lo dico: AK dorato, questo pompa dorato, il P90 dorato, la Deagle dorata o il Barrett dorato è uguale l'RPG dorato. Fine. Questo è il mio inventario. Non importa che scriviate la rarità, si sa che volete il massimo della rarità. Scrivetemi il vostro. Cioè, quali sono le armi che prendereste? E io sono sicuro, ma sicuro, che pochissimi andranno a prendere ste robe qua, queste robe qua, ma chi le usa? Dai, dai, siamo sinceri. E soprattutto l'Epic Games deve smetterla di aggiungere cose inutili che occupano le nostre ceste, tipo queste robe qua, e aggiungere più armi decenti. Cioè, o far ritornare armi decenti come il Thompson, che cavolo, voglio il Thompson, datemi un'arma decente, super figa, super potentissima, datemi armi potenti, datemi armi nuove, non datemi granate nuove che tanto non le usa nessuno. Che diamine.